Due pesi e due consulte dello sport, verrebbe da dire, leggendo il comunicato del movimento politico Adesso Modica, in riferimento a quanto accade a Scicli e a Modica. Mentre di fatti tra i primi atti del neoprimo cittadino di Scicli Giannone c'è la convocazione della consulta comunale per lo sport, a Modica tutto tace. Il sindaco Giannone ha invitato tutte le associazioni, gli organi di autogoverno delle scuole, i sindacati e le società sportive a segnalare un proprio rappresentante per la composizione dell'organismo. Un atto importante, come sottolinea Adesso Modica nella nota verso cui l'amministrazione comunale di Modica non dimostrerebbe gli stessi riguardi nei confronti dello sport. A Modica, scrive il coordinatore del movimento Emanuele Cavallo, dove la consulta per lo sport è stata operativa per tanti anni, adesso pare sia una realtà sconosciuta. È vero che il sindaco ha messo a disposizione le palestre delle scuole, ma è altrettanto vero che ha poi lasciato i problemi concreti sull'attuazione alle società e ai dirigenti scolastici. Adesso Modica punta quindi il dito contro il completo disinteresse dell'attuale amministrazione per il settore sportivo e il mancato dialogo con le società che operano in città. La consulta per lo sport, aggiunge Cavallo, non ha soltanto il compito di esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su tutti i regolamenti comunali che riguardano lo sport e il tempo libero, ma consentirebbe all'amministrazione, alle società sportive, a tutti gli enti che organizzano attività sportive e ricreative di affrontare le problematiche connesse. Darebbe l'opportunità all'amministrazione di conoscere tutte le realtà presenti nel proprio territorio e non solo le più importanti, ascoltando i loro rapporti. Rappresentanti, anche perché dal confronto con la consulta potrebbero nascere proposte di regolamenti comunali. Tutti sanno, aggiungono ad adesso Modica, che il Comune non può impegnarsi finanziariamente in favore dello sport come avveniva in passato, ma sicuramente può venire incontro con altri strumenti. Auspichiamo quindi, concludono, che l'amministrazione comunale, per il tramite del suo assessore Arramo, Ramo, avvii tutte le procedure necessarie alla convocazione della consulta per lo sport, avviando un percorso di confronto virtuoso.